Ultimi giorni per poter aderire al bando istituito dall'ente bilaterale regionale Turismo Calabrese in favore di quei dipendenti delle aziende del comparto turistico aderenti all'ente regionale, come ha sottolineato il presidente Luigi Scarnati ai nostri microfoni. Per quanto riguarda invece il welfare contrattuale, noi abbiamo per esempio l'esempio lampante che si possiamo fare noi in Calabria, è quello del bando che ha predisposto l'ente bilaterale del turismo e io colgo l'occasione per dire ai dipendenti del settore del turismo che operano nel settore degli alberghi, della ristorazione collettiva, delle strutture alberghiere e anche delle attrezzature da spiaggia e quant'altro, tutto quello che ruota intorno al turismo, di presentare la domanda. Ci sono delle scadenze, 60 giorni dalla presentazione del bando, io invito i lavoratori e anche attraverso le aziende di informarsi, perché se l'impresa è iscritta all'ente bilaterale del turismo può consentire ai propri dipendenti di utilizzare questo bonus economico. Se è un'integrazione che diamo ai lavoratori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato stagionale del settore turismo, e gli diamo 200 euro di contributi, magari se il lavoratore ha sostenuto spese per il trasporto dei figli a scuola, per comprare dei libri, per l'assistenza sanitaria, per anche l'assistenza ai disabili, cioè tutte quelle forme di aiuto che noi possiamo dare attraverso questa domandina. Naturalmente il criterio è presentare la domanda con tutte le ricevute che dimostrano la spesa effettuata, e il reddito del lavoratore e della famiglia non deve superare i 15.000 euro di certificazione ISEE che i lavoratori deve allegare alla domanda.